Tommaso Gabbani dell'omonima Ferramenta, che ci parlerà della sua app SOS Casa. Come funziona SOS Casa quando si rompono i fornelli? Quando è che intervenite, insomma? Addrizzare le mozzarelle? No. Addrizzare le mozzarelle no. Allora, SOS Casa è comunque un modo per trasformare le ferramenta di zona, qui della Valdera, da semplici centri commerciali a centri di servizio. Per cui chi scarica quest'app ha l'opportunità di chiedere interventi agli artigiani di tutta la Valdera. In questo caso ci sono molte categorie, ci quindi sono anche funziona, cioè un'app che ogni persona può scaricare e può chiedere o un intervento o un preventivo agli artigiani che sono segnati nella app, e questi artigiani sono stati inseriti dalle ferramenta della Valdera, quindi sono tutte persone garantite. Ci stanno mandando la nostra regia, sì, grazie. Video sul... Sono tutte persone garantite dalla ferramenta, non sono mio cugino che ti viene a sistemare, ma sono gente che noi conosciamo da anni, che noi della ferramenta conosciamo. Hai litigato col cugino? No, cioè, no, modo di dire. Quindi il cugino no, io vorrei, no. Guardi l'albero genealogico, no, te sei cugino. No, perché spesso ci affidiamo a persone che non sono, diciamo, molto molto preparate e qualificate. Invece in questo caso qui necessariamente le persone sono state scelte dalle ferramenta, e quindi conosciute da anni, e portano la loro qualifica. Quindi c'è un circuito di ferramenta, sì, quale ovviamente ferramenta di Peccioli Multicolor, ferramenta di Pontedera, ferramenta di Pientina, riguarda più o meno la Valdera, il Pisano, tutta la Valdera. Si sta espandendo la nostra aspirazione è quella di espandersi in tutta Italia. La conquista delle ferramenta, sì. La conquista dell'Italia. Sì, sì, c'è già un grosso sponsor che ci aiuterà a fare questo. Marce su Roma con cacciaviti. No, senza marce, no, in maniera pacifica. Okay, no, un attimo ho avuto un brivido di... Mi veniva a mettere tre uomini in una gamba, insomma, loro andarono in Puglia, una roba del genere, la brugola d'oro. Vabbè. Paradiso della brugola. Il paradiso della brugola, ecco, vedo esperti, bene, ma... Sì. Che esiste, è una ferramenta per andare all'abetone, esiste. Sì, sì. Ma a parte paradisi improbabili, quindi tutto sommato, a parte le battute, ottempera a una doppia esigenza, quella classica che... No, piccoli problemi casalinghi, già che non si sa mai esattamente a chi rivolgersi, certo. E dall'altro lato forse la risposta della, fra virgolette, piccola bottega artigiana con grande storia, che magari non riesce a competere per certi versi con l'online, e ci compete proprio invece con il servizio, che è infatti insostituibile, vero? Hai centrato la cosa importante, il motivo per cui è nata questa app. Io questa app qui l'ho fatta nascere da un pensiero, cioè un fondamento filosofico molto importante, un fondamento hegeliano, cioè c'è una tesi, un'antitesi e una sintesi. Cioè la tesi è appunto è la vendita. Siamo in fascia protetta. Sti cazzi. No, in realtà perché cioè, no. io sono lavoro in ferramenta, ma io sono laureato in filosofia, sono un ex professore di filosofia. Per cui non è che tutte le cose devono essere per forza, ci sono dei fondamenti di pensiero. E comunque c'è, ritornando al discorso, che la ferramenta è la mia tesi, la fiducia è la cosa bella che bisogna prendere. L'antitesi è la vendita, il commercio online, che sta distruggendo i piccoli negozi. Allora io ho preso questi due elementi e li ho riuniti in una sintesi che è l'app, che aiuta la ferramenta a diventare da centro commerciale a centro di servizi, e quindi a sopravvivere, a poter vivere e a lavorare meglio. Chissà, Parmelli avrebbe pensato dell'essere cacciavite o no, Non lo so. Curioso, insomma, un po' prima di Hegel. E comunque è sicuramente un progetto che sta funzionando molto bene in tutta la Valdera, abbiamo ottimi risultati. E poi quello che dicevo io importante è questo, che in questa app non ci sono soltanto
il muratore, l'elettricista, ma c'è anche la dog sitter, la babysitter, chi organizza le feste, cioè è proprio un modo perché la ferramenta diventi il punto dove una persona può andare e risolvere tutti i problemi, cioè tutti, molti problemi della quotidianità. La ferramenta come fulcro di una nuova società, no, come il centro. Perché io dopo che c'è appunto, no, ma fantastico, una ferramenta hegeliana, quindi con laurea in filosofia, io sono qui che oh, fantastico, cioè, interessante. Sì. Quindi quant'è che l'avete iniziata questa? Allora, questa idea qui è partita più o meno 4-5 anni fa. Anzi, un pochino prima avevo già fatto io, una decina di anni fa, avevo cominciato a mettere insieme un sacco di artigiani, chiamandoli artigiani in cooperazione, e però si faceva tutto in maniera manuale, scambiandosi numeri con WhatsApp, però era veramente cioè, troppo complessa, troppo complicata. Allora, a un certo punto ho avuto questa brillante idea di sostituire questa cosa difficile da gestire con WhatsApp, facendo proprio un'app, e ho cominciato a fare una prima app 5 anni fa, poi piano piano abbiamo sempre migliorato e ora siamo arrivati che siamo 6 ferramenta qui della zona, in cerca d'autore, no, in cerca di clienti, in cerca di clienti. Ma clienti ce ne sono anche troppi, guarda, veramente ci sono anche tanti artigiani bravi che vivono queste esperienze. Ottime notizie, sì. Specialmente per proprio il sincretismo nel territorio, no? Anche questa famosa economia circolare, che poi si parla bene o male dello stesso argomento, no? Anche se è tutto collegato, le viti non sono proprio commestibili, però ecco, è esatto, tutto collegato. No?